Quest'oggi parliamo di Nimbastor, che no, non è un nuovo programma di D-Max e neanche un anticalcare, ma è una nuova serie di NAS prodotti e commercializzati da Asus, che è esattamente il prodotto che vedete qua vicino. Abbiamo Nimbastor 2 e Nimbastor 4. Ovviamente i Nimbastor 2 sono NAS a 2 bay, mentre i Nimbastor 4, come questo che ho qua vicino a me, sono NAS 4 bay. Sono NAS che sono rivolti prevalentemente a videogiocatori, infatti le linee, come andremo a vedere, riprendono un po' l'ambito gaming, sono rivolte a quei videogiocatori che in particolare effettuano delle riprese e streamano live su YouTube o su Twitch. Che cosa rende questi prodotti adeguati a questo tipo di utilizzo? Beh, in primis ci sono caratteristiche hardware di primo ordine. Stiamo parlando di, in questo caso, di Nimbastor 4, un processore Intel J4105 quad core operante alla frequenza base di 1,5 GHz, che arrivano a 2,5 in fase di boost. Stiamo parlando di processori mid-range che, per quanto riguarda un utilizzo di questo genere, sono assolutamente di primo ordine, accompagnato da 4 giga di DDR4 operante alla frequenza di 2400 MHz, 4 giga che sono facilmente espandibili a 8 giga. Infatti questo prodotto, rimuovendo il pannello frontale e i bay, ci permette di andare a rimuovere i 4 giga preinstallati e sostituirli con un banco da 8, oppure, grazie ai due banchi, i due slot a disposizione, andare ad aggiungere un banco da 4 giga accanto a quello già presente per portarlo a 8 giga. Al momento non si sa se possa ospitare 16 giga, noi non abbiamo provato, però in futuro con aggiornamenti è probabile che l'azienda garantisca anche i 16 giga di supporto. Per quanto riguarda la RAM, quantitativo di RAM affiancata a un processore potente che garantiscono tutte quelle che sono le operazioni necessarie per salvare una live streaming e gestire video, transcodifica video in 4K a 60 FPS, anche in codifica H265. Abbiamo una porta HDMI su retro 2.0, quindi possiamo effettivamente utilizzare questo prodotto come media center, come Plex, per vedere i nostri contenuti in 4K ad alta definizione sulla televisione. Abbiamo hardware a sufficienza e software capace di gestire anche delle virtual machine. In cosa consiste, secondo l'azienda, il salvataggio della live streaming? Sostanzialmente questo prodotto non solo ha appunto questo processore Intel quad core e 4 giga di RAM, ma ha ben due porte LAN da 2,5 gigabit, che possono lavorare anche in funzionalità link aggregation. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che se siamo abituati a lavorare sulla gigabit LAN e spostare dati a 100 mega al secondo, con questo prodotto possiamo passare direttamente a 2,5 gigabit al secondo, quindi spostare i dati a oltre 250 mega al secondo per quanto riguarda la singola porta, che diventano 500 mega in link aggregation, ovviamente se utilizziamo due client a tempo che si suddividono la banda. E questo ci può garantire che, ad esempio, con programmi tipo XSplit, specificatamente supportato da questo prodotto e anche consigliato, se andiamo sul sito di Asus Store, dall'azienda stessa, possiamo catturare la live streaming e streamarla su Twitch o YouTube in diretta, che poi ovviamente andranno a salvare sul canale il video, ma contemporaneamente andare a salvare questa live streaming e questa registrazione che state facendo anche sul nostro NAS, sul nostro prodotto, avendo quindi automaticamente un backup del video che state facendo e che state streamando, per poi averlo conservato nel vostro archivio per poterci poi andare a lavorare sopra, eccetera, eccetera, o solo semplicemente per tenerlo da parte. Andiamo a vedere un attimo esteticamente come è fatto questo prodotto.
Esteticamente il Nimbuster 4 è bellissimo, si rifà ad ambienti gaming dal quale si ispira e al quale è rivolto. La parte frontale è caratterizzata da un grande pannello in plastica lucida tirata a specchio che attira molto facilmente ditate e polvere. La parte alta è caratterizzata dal logo Asus Store, mentre sempre sul lato frontale, ma nella zona sinistra, trova posto la colonna con il bottone di accensione, il LED di notifica, un pulsante di copia rapida per l'USB e una porta USB 3.0. Il pannello frontale è chiuso magneticamente, quindi per accedere ai 4 vani dischi basterà semplicemente vincere questa piccola resistenza e rimuovere il pannello, che si staccherà completamente dal resto dello chassis. Sulla parte posteriore troviamo una grande ventola posta in estrazione, due porte USB 3.0, una porta HDMI 2.0, due porte da 2.5 gigabit che supportano la modalità Link Aggregation e il plug di alimentazione. Svitando le quattro viti poste sul retro del prodotto possiamo aprire in due lo chassis e accedere a quella che è la componentistica interna. Parliamo un secondo delle performance di questo Nimbuster 4. Non abbiamo avuto modo di testare a pieno la banda a disposizione, quindi i 2.5 gigabit e i 5 gigabit che si vengono a creare in Link Aggregation, perché il nostro switch arriva a porte da 1 gigabit, supporta Link Aggregation ma solo su porte da 1 gigabit, quindi con una banda massima di 2 gigabit. Ovviamente per utilizzare questo prodotto a pieno avrete bisogno di un hardware compatibile, degli accessori compatibili, come ad esempio appunto uno switch da 10 gigabit che può coprire tutta la banda che volete. L'abbiamo testato con la nostra banda da 1 gigabit che è stata assolutamente saturata completamente. Ovviamente non ci aspettavamo altro, viste le caratteristiche tecniche e visto anche le precedenti esperienze con Asus Store che fa del suo sistema operativo l'ADM ancora una volta un punto vincente, perché è assolutamente un sistema operativo che ormai è al top, è al passo coi tempi, non ha niente da invidiare a QNAP e a Synology, che sono anch'esse leader in questo settore, ma anzi per quanto riguarda le applicazioni, i menu e tutto quanto, anche per quanto riguarda la community che si sta creando intorno a questi prodotti, possiamo dormire veramente sonni tranquilli, perché siamo in una botte di ferro. Possiamo gestire virtual machine, possiamo gestire videocamere di sorveglianza, abbiamo la possibilità di utilizzare gli snapshot per quanto riguarda la sicurezza dei dati. In questo caso abbiamo anche 4 bay, quindi ci sono varie tipologie di volumi che si possono andare a creare in BTRFS o piuttosto che in NTFS. Ovviamente l'NTFS è un po' più compatibile con i sistemi quando si estrae il disco dal prodotto. Nel caso lo attaccassimo al computer c'è un po' più di elasticità per quanto riguarda il recupero dei dati, mentre il BTRFS ci consente l'utilizzo appunto delle snapshot, cosa che non si può fare con volumi e file system, scusate, NTFS. Parliamo un secondo del prezzo di questo prodotto. L'Asus Store Nimbuster 4, nello specifico la S5304T, che è questo qua che abbiamo visto oggi, ha un prezzo che non è assolutamente contenuto ed è un po' la sua nota dolente. Stiamo parlando di 520 euro spedito più o meno. È un prezzo che si trova online, non è assolutamente contenuto. Stiamo parlando di tecnologie all'ultimo grido, processore potente, un sacco di RAM, 2.5 gigabit e quello che volete, Link Aggregation e quant'altro, però sono sempre 520 euro dischi esclusi, quindi pensateci bene ovviamente quando dovete fare un acquisto di questo tipo. Se siete dei streamer, se fate video su YouTube, su Twitch, delle live streaming e volete salvare eccetera, questo prodotto è indicato per voi, però sono soldi, purtroppo questo è l'aspetto negativo di questo prodotto. Per quanto riguarda questo video, questa video recensione è tutto. Ovviamente nel link in descrizione troverete la recensione completa sul nostro portale extremehardware.com con fotografie, test e specifiche tecniche e quant'altro di questo prodotto. Vi esorto a lasciare un commento in descrizione, seguiteci qui sul canale di YouTube e su Instagram,
perché ci saranno sorprese, giveaway, cose varie che non sto a specificare in questo momento. Quindi per ora da Angelo e dalla redazione è tutto, un saluto, ciao.